Benvenuti a tutti in questa nuova puntata del BMJ DM Project. In questa puntata andremo a fare un po' di lavoretti, un po' di fixes all'auto. Ho già ordinato un pistoncino per il cofano da davanti perché uno dei due vecchi è esploso in un mare di olio. Andremo a crearci una cover protettiva per il filtro della benzina perché il suo originale, sono andato una volta nella fossa per controllarla, l'avevo perso, non me ne sono neanche accorto. Poi andrò anche a sistemare il discorso dei convogliatori di aria. Avendo il paraurti replica M3, quelli originali dell'auto sono più corti, quindi dovremmo trovare una soluzione. E diversamente andrò anche a crearmi una protezione per l'aria per il radiatore dell'olio, perché in inverno le temperature purtroppo rimangono troppo basse e l'olio non lavora alla temperatura corretta. Quindi mi sono già portato avanti andando praticamente a fermare quelle che sono i convogliatori dell'aria. In questa maniera qua, andando a mettere praticamente una di queste linguette in ferro avvitate, sono molto solide, tenere tengono. E poi mi sono già anche portato avanti con la protezione per il filtro della benzina. Ho preso un foglio d'alluminio, l'ho battuto per tutta una serata finché ha preso più o meno questa forma, che potrebbe essere qualcosa che potrebbe già andare. Però questo per esempio non mi piace, fissato con questa clip qua, quindi andrò a sostituirla, andrò ancora un pochettino a modellarla e per il resto ci siamo abbastanza. L'ho rimosso un attimo giusto per farvi vedere l'impegno e la delicatezza, soprattutto in questo punto qua, che ci ho messo per riuscire a riparare il filtro della benzina, almeno così siamo pronti per quest'inverno, dovessimo prendere delle palle di ghiaccio di neve, siamo protetti. E da sotto l'auto la situazione senza protezione sarebbe questa qua, dove praticamente siamo alti quattro dita da terra, il che vuol dire che è molto probabile che una palla di ghiaccio colpendo questo punto qua magari rischia di andare a sganciare questi tubicini della benzina con il rischio di rimanere a casa, quindi molto meglio con. Ho anche trovato in giro per casa questi che andremo a mettere in questi punti qua per riuscire ad avvitarci dentro una vite. Per riuscire a tenere meglio sulla protezione. E la nostra protezione è finalmente messa e da lì non muoverà più. E quindi passeremo domani al prossimo lavoro, che sarà quello della sostituzione del termometro della temperatura esterna, che quello vecchio oramai è andato. Si sono tranciati alla base i fili, per cui non riesco più a recuperarli. Non si sa come si sia tranciato, l'ultima piattellata di Mondovì. Un evento che ci è piaciuto un sacco, vi lascio il link qua sotto in descrizione, andatevelo a vedere perché merita veramente. Il sensore temperatura aria esterna è messo qua sul convogliatore dell'aria che porta l'aria ai freni lato guida. Io sono passato dal demolitore, ne ho preso uno di un E46 perché dell'E36 non li ho più trovati. Ho visto però che avevano anche questi due fili come quelli delle 36 originali e quindi ho provato provvisoriamente a aggiuntarli con del nastro e funzionare, qualche giorno che li provo funzionano. Quindi adesso andremo a fare un collegamento un po' migliore stagnandoli. Per stagnarlo ho bisogno logicamente dello stagno, di una guaina termorestringente, del saldatore a stagno che non ho mai utilizzato, ma non è niente di difficile, volevo provarlo.
E anche questo è fatto. Adesso però dobbiamo provare a vedere se funziona. Adesso la temperatura all'inizio è tutta sbagliata perché lui si deve resettare. Ci va un po' di tempo, riproviamo tra qualche ora. Adesso che abbiamo aspettato un po' di tempo, riproviamo, dovrebbe essere oramai a posto. Esattamente, adesso la temperatura è corretta, quindi lavoro finito. Abbiamo ancora da installare il pistoncino, questo qua del cofano, che è quello suo vecchio, è completamente andato. Metteremo questo, quello nuovo, a vedere, così dovrebbe essere solo di incastro, quindi non dovrebbe essere nulla di complicato. Ok. Il pistoncino è anche messo. E visto che adesso il cofano tiene di nuovo in piedi su da solo, è avanzato un po' di tempo, ne approfitterei per andare a sostituire l'olio come l'ultima volta, con la differenza che in questo caso, in questa volta, abbiamo anche il radiatore dell'olio, che qua si intrade nella mascherina, da scaricare. Quindi procederemo in questo modo: andremo subito ad aprire il tappo qua del filtro dell'olio, poi andremo a scaricare il radiatore dell'olio andando ad aprire quei due raccordi colorati, e dopodiché andremo sotto l'auto a scaricare tutto l'olio che è ancora depositato nella coppa. E adesso che abbiamo sostituito la sua guarnizione in rame e l'o-ring in testa al bullone che tiene il tappo del filtro dell'olio, in teoria come programma avremo quello di rimuovere paraurti da davanti per riuscire ad accedere meglio ai raccordi che ci sono sotto il radiatore per svitarli. Ma detto proprio sincero, non ho alcuna voglia di togliermi tutto il paraurti da davanti, e quindi tenteremo un escamotage, un approccio diverso. Con questi tubi che ho trovato in casa, per cui appena che andremo a svitare i raccordi sotto il radiatore, andremo a infilare veloci questi all'interno, che andranno a scolare l'olio all'interno della bacinella, sperando quindi di non fare un disastro e mettere olio ovunque. Ho messo teflon ovunque, sia sul bullone che va alla coppa dell'olio, sia ai due filetti degli adattatori del radiatore dell'olio, e adesso richiudiamo tutto. Ho lasciato passare tutta la notte di modo che l'olio andasse completamente in coppa. Ho guardato il livello della stina, che adesso come adesso è al massimo, però abbiamo il radiatore dell'olio che ci tiene dell'olio in più, quindi adesso andremo a fare avviamento per un minuto circa e dopo rispegniamo l'auto, ricontrolliamo il livello e in quella maniera lì rabocchiamo se ne manca. La spia dell'olio è scomparsa, adesso la lasciamo in moto un minuto e dopo ricontrolliamo. L'olio è passato sotto il minimo, quindi dovremo di nuovo aggiungerne. Ho ripetuto il processo più volte. Adesso il livello è a posto, è praticamente poco sotto la tacca del massimo, e quindi anche qua lavoro finito. Alla fine di tutto questo processo, se da originale ci occorrono 6,5 kg d'olio, io praticamente le ne ho messi 7,5 kg,
Quel chilo in più è dato da tutta la tubazione dal radiatore dell'olio aggiuntivo, logicamente. Quindi per oggi abbiamo fatto abbastanza, ma noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao! Make a thought, feeling hard, they're talking right yard. Make a thought, feeling